Attrezzature. In questo modulo conoscerete le attrezzature indispensabili per esplorare il mondo sommerso con maggiore comfort e facilità. La maschera. Anche se l'apnea è un'attività molto naturale e spontanea, l'uomo non è fatto per vivere nell'ambiente acquatico, per cui sono necessarie attrezzature specifiche per praticare questa attività. Per esempio, se tentate di guardare sott'acqua, vedrete tutto sfocato, nonostante i vostri sforzi. Questo perché il vostro occhio è strutturato per funzionare correttamente in aria e non in acqua. Per permettere una corretta visione, la maschera subacquea trattiene un cuscinetto di aria a contatto con gli occhi. Per noi subacquei è essenziale che nella maschera sia incluso il naso e che sia possibile chiudere le narici stringendolo con le dita dall'esterno. Queste caratteristiche sono indispensabili per due tecniche che vedremo in seguito: la manovra di compensazione del cuscinetto di aria contenuto nella maschera e la manovra di compensazione delle orecchie. Una maschera è formata in genere da uno o più vetri, un telaio rigido e un facciale morbido. Tutti questi elementi devono essere ben combinati per raggiungere il compromesso ottimale fra ampio campo visivo e ridotto volume di aria all'interno. Una maschera con un volume interno ridotto si compensa più facilmente ed è pertanto preferita dagli apneisti, ma non deve essere tanto piccola da limitare il campo visivo. Molti costruttori utilizzano un unico vetro per entrambi gli occhi. Altri preferiscono i doppi vetri, che offrono, oltre ad un volume interno inferiore, anche la possibilità di utilizzare lenti ottiche per chi abbia problemi di vista. Tuttavia, alcuni fra questi apneisti con vista non perfetta preferiscono usare una maschera normale e indossare lenti a contatto. Sono preferibili quelle del tipo morbide e ottimali le economiche usa e getta, in quanto c'è sempre il rischio di perderle in caso di allagamento della maschera. Un raggio di luce passando dall'aria all'acqua o viceversa viene deviato di qualche grado. Questo fenomeno si dice rifrazione e vale anche nel caso della maschera. A causa della deviazione dei raggi, gli oggetti visti con la maschera appaiono più grandi. Per via dell'alterazione delle dimensioni, avrete così la sensazione che gli oggetti siano più vicini. Il facciale, la parte morbida della maschera, ha l'importante funzione di trattenere sul volto l'aria, che altrimenti, se libera, salirebbe velocemente verso la superficie. Il facciale può essere realizzato anche trasparente o semitrasparente, versione che permette di ridurre la sensazione di tunnel indotta dai facciali opachi. Il facciale trasparente, tuttavia, rende più difficile l'osservazione degli animali nei buchi della roccia e per questo motivo non è preferito da chi pesca in apnea. Un altro componente importante della maschera è il cinghiolo, che la mantiene in posizione. Il cinghiolo è generalmente realizzato in silicone per una maggiore durata ed è sdoppiato posteriormente per evitare che scivoli dalla sua posizione sulla nuca. Il suo sistema di aggancio è regolabile. Per essere realmente efficace, dovete riuscire con la maschera indossata a regolare il cinghiolo utilizzando una sola mano. La maschera deve avere un'ottima aderenza al volto, altrimenti l'aria scapperà dai lati e la maschera si riempirà d'acqua. Per coloro che portano i baffi, l'aderenza risulta più difficile. All'atto di acquistare una maschera è quindi importante provarla per selezionare il modello più idoneo alla vostra conformazione facciale. Vediamo come effettuare la prova. Appoggiate la maschera sul viso senza passare il cinghiolo sulla nuca. Inspirate leggermente dal naso, interrompete la respirazione e togliete le mani dalla maschera. Se rimane sul volto e non cade,
e adatta. Prima di immergervi, dovrete adottare degli accorgimenti per ridurre o impedire l'appannamento del vetro della maschera. Saltuariamente, soprattutto quando la maschera è nuova, per rimuovere i depositi dovete sfregare bene l'interno del vetro con un prodotto specifico. Subito prima di ogni immersione, invece, sulla maschera completamente asciutta, dovrete spandere con le dita dei tensioattivi sul lato interno del vetro. Per la buona riuscita dell'operazione, il vetro della maschera deve essere ben asciutto. Come tensioattivi potete usare appositi liquidi venduti nei negozi o più semplicemente la vostra saliva. Dopo questa operazione, dovete allagare leggermente la maschera con acqua e lasciarla così allagata fino al momento di indossarla.